Buongiorno, sono lo chef Massimo Spallino e sono venuto a presentare un roast beef con qualche piccolo accorgimento. La ricetta sarà per 4 persone, il tempo circa un'ora e la difficoltà è facile. Gli ingredienti sono 600 g di roast beef, 2 spicchi d'aglio, 3 cucchiai olio evo, 2 rametti rosmarino, un bicchiere di vino bianco, 2 fiori di zucca, 4 pomodorini, un limone, del sale e del pepe. Mettiamo a scaldare una pentolina che poi andrà in forno, quindi mi raccomando, niente manici di plastica. Allora mettiamo l'olio, l'aglio lo lasciamo in camicia, mettiamo il rametto di rosmarino, dopodiché prendiamo la carne, andiamo a rosolare tutti i lati. L'olio della pentola deve essere molto caldo per rosolare bene la carne, deve farmi subito la crosticina. Una volta che l'abbiamo ben rosolato da tutti i lati, gli diamo una bella salata, pepe e un bicchiere di vino bianco. Andiamo ad aggiungere 4 pomodorini e li mettiamo in cottura assieme alla carne in forno. Lo facciamo cuocere per un 20-25 minuti. Il tempo è passato, il roast beef mi sa che è pronto. Allora, lo mettiamo nel tagliere. Abbiamo messo dei pomodorini in cottura e adesso mettiamo anche dei fiori di zucca. Sono molto sottili, quindi basta farli andare veramente un attimino. Facciamo prendere il bollore, li giriamo e andiamo a tagliare la carne. Prendiamo un bel piatto molto capiente, mettiamo le nostre fettine in questo modo, pomodorini, fiori di zucca, un po' di sugo. Una fettina di limone. Lo tagliamo a bandiera. Andiamo a metterla nel piatto, una sgranatina di pepe e il roast beef a modo nostro è pronto. Buon appetito!